Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Ormai mancano circa 250 km al cosmodromo, dove il Vostok atterrerà dopo questo ennesimo viaggio, un viaggio sperimentale, quello di Vostok 100K Social Trip, un viaggio condiviso con tutti quanti. È stato bellissimo vedere e constatare come nel momento in cui ho lanciato l'appello a fare la rotta, a tracciare la rotta tutti quanti insieme, il feedback da parte dei fan del Vostok, di tutti quelli che seguono le mie avventure, è stato massiccio. Ricordo ancora il primo giorno, circa 10 giorni fa, il primo giorno in cui ho preso la mappa e ho segnato tutti i posti che mi indicavate voi. Ed è stato bellissimo ancora di più vedere come nel corso dei 10 giorni di percorrenza, ogni giorno qualcuno suggeriva un luogo, suggeriva una storia e l'itinerario cambiava. Mi dispiace il fatto di non essere riuscito a raggiungere tutti i posti che mi sono stati suggeriti, ma questo forse vuol dire che il mio esperimento è riuscito. Come al solito, la strada del Vostok non si ferma qui. Il Vostok è ripartito a piedi verso Itaca, adesso col Vostok stesso, attraverso la Sicilia. E continuerà. La settimana prossima credo che posterò dei video e delle foto inediti di questi due viaggi, preparando il prossimo viaggio. La cosa bella è questa. Qualcuno dice che il viaggio fa il viaggiatore, qualcuno dice che il viaggiatore fa il viaggio. Io posso dire che questo modo di costruire il viaggio ha creato un altro concetto, dove viaggio è diventato parte del viaggiatore ed è diventato parte di tutto quel range di emozioni che nascono dal viaggio. Qualcosa di sottile come la necessità di andare, qualcosa di importante come la nostalgia costante dei luoghi appena visti, abbandonati, dei luoghi non visti. Bene, a tutto questo si aggiunge qualcosa. La partecipazione del viaggio. Ce l'abbiamo Facebook, ogni tanto è bello vedere come una passione comune diventi un tutt'uno lungo una strada e dia forma a un corpus che ha un nome probabilmente ancora indefinibile, viaggio partecipato, chissà. Per ora, dal Vostok, è tutto, dritta avanti tutta, al prossimo viaggio.